presidente di Generali Andrea Sironi, appena tornato dalla regata e appena consegnato il trofeo Generali Women in Sailing. Abbiamo fatto la storia oggi, presidente. Sì, una regata meravigliosa, vinta in assoluto da un equipaggio guidato da una donna, e per noi è stato un grande piacere, un onore consegnare questo trofeo che valorizza la partecipazione delle donne nello sport, in particolare nella vela. Poi devo dire che Trieste ci ha organizzato una giornata veramente unica. Vento, sole, meraviglia proprio. Presidente, lei ha vissuto la Barcolana da dentro, a bordo di Woodpecker, la vostra barca, no? La flagship, come l'abbiamo chiamata. Che regata è stata? Quali sono stati i momenti che ricorderà di questa lunga cavalcata? Ma la partenza è emozionata, è quasi un thriller, perché con tutte quelle barche devo dire che la tensione è alle stelle. E poi abbiamo avuto un bordo di Bolina dove siamo riusciti a passare tre barche e a passare da noni a sesti, è stata un'emozione fortissima. Quindi a bordo l'equipaggio come si è comportato? Beh, dei fuori classe, tutti professionisti fortissimi. Però sono riuscito anche a timonare un po', quindi mi hanno fatto fare il traguardo. Quindi... Veramente, ha tagliato il presidente Andrea Sironi, ha tagliato il traguardo. Insomma, era pure giusto farlo. Sì, sì, una bellissima emozione. Cosa possiamo dire? Il bilancio di questa Barcolana così sentita ci porta quasi già, quasi inevitabilmente verso il futuro, verso la prossima di Barcolana, un futuro prossimo e poi anche più avanti. Ma io sono molto felice perché sono state due giornate meravigliose per la città, per Trieste, con tutte le condizioni ottimali, tantissimi turisti, una partecipazione estremamente elevata, 1800 barche, quindi sono felice per Generali ma sono felice per la città di Trieste. Altre volte ci siamo sentiti anche a Linea Blu con Donatella Bianchi, lei ha parlato della vela come scuola di vita, no? Lo spirito di squadra, ha raccontato le sue esperienze in oceano. È una domanda banale, ma la differenza tra fare vela in oceano e fare una barcolana? Beh, io non sono tipicamente un regatante, oggi ho imparato un po' come si va in regata e direi molto diverso, perché bisogna stare attenti anche semplicemente al singolo grado di Bolina eccetera per evitare di perdere posizioni, quindi è stata una bellissima emozione. Buon lavoro e grazie. A voi, grazie mille.